Buonasera a tutti, buonasera amici di Farsi Parola, buonasera Sandra. Buonasera. Buonasera a Allora, tutti. noi questa sera, prima di andare avanti, bisogna che io faccia un pochino di presentazione per questa bella signora che voi trovate nello schermo. Intanto vi cerco sulla diretta, eccovi qua. Datemi un link per farmi vedere se ci siete. Perfetto, Alessandro Mariotti sta guardando il video. Vediamo le persone che arrivano. Mi date un saluto in maniera che possiamo cominciare. Buonasera a tutti, buonasera Tiziana. Ecco qua, piano piano arrivano i nostri ascoltatori. Questa sera. Adesso vi farò una breve presentazione, poi ne vedremo delle belle, perché scoprirete un presente che è un passato, ma che comunque che il filo non si spezza mai, vero Sandra? Vi Esatto. presento un'esperta del campo del quale noi stiamo parlando e vi dico subito perché. Già da diverso tempo noi ci siamo occupati ordinariamente anche di aspetti educativi nostri nella nostra pagina, come educazione, come forma di benessere, ma abbiamo cercato di aiutare i genitori. Abbiamo cercato di aiutare i genitori che hanno figli in cielo e i genitori che hanno figli in terra, perché essere genitori non si finisce mai. E la cosa più importante è che le nuove generazioni vengano su bene. Per venire su bene, hanno bisogno di avere un papà, una mamma, degli amici e soprattutto degli educatori all'altezza del loro compito. Ed ecco allora che anche noi vorrei dire che pure quando diventiamo anziani come me, oppure coloro più grandi di me e coloro che ci hanno superato negli anni, abbiamo sempre bisogno di imparare. Diciamo che tutto è nato anche con questa pandemia che ci ha colto così di sorpresa e ci ha fatto essere esclusi un pochino da quello che è l'ordinarietà. E in casa abbiamo avuto la possibilità di crescita, la possibilità di raggiungere persone lontane, anche con la forma di queste dirette. Queste nostre dirette che sono nate, come io ho detto, ho spiegato tante volte dalla mia associazione padovana, hanno la possibilità di raggiungere anche coloro che in meridione aspettano, oppure a Roma aspettano la mia venuta, che di questi tempi si sta aspettando la primavera, si cerca di vedere se arriveranno cose nuove. Se ci saranno delle disponibilità per le quali non si colgano dei rischi, ma nel frattempo si deve rimanere, diciamo così, in attesa. E l'attesa è un momento anche di crescita. Ecco, Tiziana che dice: il papà dei miei ragazzi è sparito 10 anni fa. Ecco, diciamo che i miei figli ne risentono molto, soprattutto il maschio. Ecco, Tiziana. Ed è proprio per questo che parleremo, come abbiamo parlato anche nelle ultime dirette, di ragazzini che vivono momenti estremamente difficili. Dicevo poco fa, proprio con questa insegnante, che qui nel mio paese, in questi ultimi mesi, abbiamo avuto 3 casi di ragazzi suicidi. E se voi ben ricordate, noi qui abbiamo invitato il preside del liceo di Sorrento, il sindaco addirittura per parlare di una comunità di ragazzi in difficoltà e continuamente, se voi ricordate, ho anche intervistato un ragazzo al buio perché l'ho tenuto in penombra e lui ha potuto quindi esternare tutto il suo malessere, il suo dolore, il suo modo di vivere la vita che non è consono a quello che dovrebbero di per sé vivere i ragazzi. Da questo si è passato ad altri momenti educativi in cui le persone hanno posto domande, hanno richiesto come si potevano aiutare i ragazzi, come avremmo potuto rispondere
ai bisogni educativi come persone, come famiglia e come scuola. E poi, ripeto, l'ultima volta c'è stata la richiesta precisa dei bambini che sono nati dopo il 2000. Diciamo che non sapevamo niente ancora di lockdown, però in quel periodo noi abbiamo visto bambini che profondamente si sono trasformati proprio come modalità di essere, modalità di fare. Ecco allora che anche Paola Giovetti, quando è venuta, ha parlato di bambini indaco e di bambini cristallo. Ecco che questi bambini, diciamo così, particolari, hanno dato luogo al discorso educativo sui bambini del giorno d'oggi. Io sto aspettando per vedere altri collegamenti, vedo che c'è un po' di difficoltà questa sera, forse è un orario anche non tanto consono. E stiamo appunto aspettando, dopo Tiziana, io aspetto il gruppo delle mie madri di Facebook, della Campania, quelli che sono in provincia di Caserta, eccetera, con un ospite speciale. Sandra Moro è un'insegnante di scuola dell'infanzia, una specialista in materia, ma è anche madre di due ragazzi, vero? Ah, certo. Parlo un attimo dei tuoi ragazzi, di che età hanno, e dopo parliamo anche del resto. Allora, io ho due figli, Federico che ha 23 anni e Francesco che ne ha 20, e al momento sono all'università entrambi. Federico fa l'ultimo anno della magistrale Relazioni Internazionali e Diritti Umani. E tra l'altro abita a Brescia. Noi abitiamo a Brescia, ma lui vive ad Abano, sa, Lo direttrice, so, perché lo lavora so. di volontariato in parrocchia, fa l'animatore, fa l'allenatore di calcio. E poi ho Francesco, 20 anni, che sta facendo storia dell'arte, conservazione dei beni culturali a Padova. E lui è più artista, nel senso che ha fatto il Modigliani. E a lui piace suonare, ha inciso delle canzoni, ha proprio fatto musica e parole, e ha inciso 9 canzoni, insomma, ed è appassionato di musica, di arte e di musica. Sono due bravi ragazzi e ci stanno dando molte soddisfazioni, ecco, in questo senso. Pensate, vi racconto una piccola chicca. Noi a novembre abbiamo avuto il Covid in famiglia. E sono stata appunto e ci siamo isolati in camera, distanziati in casa, e i nostri due figli hanno iniziato ad accudirci, a farci da mangiare, ci portavano il vassoio fuori dalla porta, portavano via il vassoio, se facevano la spesa, eccetera. Poi anche Federico è risultato positivo asintomatico, quindi si è chiuso anche lui nella sua stanza ed è rimasto Francesco con il possesso della cucina praticamente per una settimana. Lui preparava 3 vassoi per la colazione, 3 vassoi per il pranzo, 3 vassoi per la cena e ci veniva a distribuire i vassoi per la casa. È stato molto bravo. Poi Federico è tornato negativo subito dopo una settimana e quindi sono ritornati a collaborare nella prosecuzione della vita quotidiana per un'altra settimana. Siamo stati isolati 3 settimane. E io avevo detto a Francesco, visto che sei negativo, che non ti sei positivizzato, se vuoi ti sposti dagli zii. No, no, io preferisco stare a casa, prendermi cura di voi. Ha fatto la scelta di fare l'università online in quelle 3 settimane. E come dire, è stata anche un'esperienza singolare, ma anche positiva, nel senso che eravamo come le api, ognuno nella propria celletta, ma rincuorati dal fatto che nelle altre cellette c'erano gli altri familiari, insomma, che collaboravano per il buon funzionamento della casa, ecco. È stata una bella Diciamo che esperienza. forse l'avrai avuto, Sandra, anche in forma lieve, perché Io sì, ho avuto 1 giorno e mezzo di febbre, mio marito 2 o 3 giorni, un po' di più, e mio figlio è stato positivo, uno dei due asintomatico. Quindi sì, non c'è stata la fatica della malattia, ecco, quello sicuramente. C'è stata solo la fatica, la pazienza dell'isolamento. Sì. E quindi è uscita la solidarietà familiare, insomma, che c'è, che
che è presente, però l'abbiamo toccata con mano, ecco. Beh, è una gran bella cosa questa. Sì. Allora, diciamo che questa sera, non lo so perché, non vedo molte presenze come solitamente ci sono, però noi abbiamo la bellezza di questa pagina che se è contemporanea, magari anche ad un'altra diretta, le persone la possono vedere su YouTube perché appena abbiamo terminato, questo è un documento che non scompare mai, rimane sempre. E siccome questa sera noi produrremo senz'altro del materiale speciale, sono molto felice di questo perché indipendentemente dagli ascolti della diretta, poi ci sono gli ascolti in differita e questo è molto importante. Allora, come dicevo, la nostra cara Sandra, insegna appunto ormai da quanti anni Sandra insegni nella scuola dell'infanzia? Ho insegnato 5 anni alla primaria e ormai alla scuola d'infanzia forse più di 30, Più di perché ho 30. iniziato giovanissima. Lei mi ha conosciuto, infatti io ringrazio di questo invito. Io la chiamo ancora direttrice perché è stata per eccellenza la mia direttrice migliore. Là là. Sì. Oggi Io... complimenti, si guarda, non ti ho pagato, lo No, dico no, no. Io subito. la ricordo sempre, la seguo, vedo la sua pagina, eccetera, però è stata una persona per me molto significativa nella scuola perché mi ha accolto, mi ha aiutato anche a crescere in quella fase. Abbiamo condiviso tante esperienze e comunque era una direttrice che osava, che spingeva al miglioramento, ecco, per me è rimasta la migliore che ho avuto. Lo Ehi dico là, veramente, ma addirittura. con il cuore, con il cuore. Allora, vediamo un attimo di fare un po' di cronistoria. Io, Sandra, ricordo perfettamente di averti conosciuta che venivi con i capelli lunghissimi e la chitarra al collo, perché insegnavi ai ragazzi già a quell'epoca in maniera creativa. E se tu ricordi, ed è per quello che io questa sera ho piacere di averti, hai proposto all'interno delle nostre scuole, soprattutto per i ragazzi che si trovano in difficoltà, in disagio, comunque in maniera diciamo giocosa, e questo lo si vede anche dalla famiglia che hai creato, a parte il fatto che io aggiungo che la nostra cara Sandra è anche moglie di un dirigente scolastico, che fra l'altro era il sindaco delle mie scuole. Ecco, ragione perché bella maestra sono qua a dire, vedi? Che meraviglia. Ecco, e allora voglio dire che insomma c'è stata effettivamente c'è stato un insieme di cose per le quali all'interno dei nostri progetti educativi, all'interno della scuola dell'infanzia, sono nati i nostri migliori progetti educativi. Questa sera parliamo della scuola dell'inclusione. La Perché? interrompo un attimo, vorrei ricordare una piccola cosa perché Dillo pure. è stata anche l'artefice dell'incontro col mio attuale marito, perché Già. mi ha chiamato un giorno, mi ha detto: Sandra, io ero referente della scuola, hai visto che c'è una nuova amministrazione, il sindaco è insegnante, l'assessore è insegnante, vai subito, subito vai a presentare la situazione delle nostre scuole, sono scuole povere. Hanno bisogno di materiali, abbiamo bisogno di attenzione da parte da... E io sono andata e questo incontro dopo un po' ha fruttificato, insomma, proprio nell'incontro con anche una persona che poi è diventata mio marito. Ecco, è Un stata anche... grande marito, una persona speciale, era un ragazzo anche lui e Sì. ripeto, adesso è dirigente scolastico. Io sono onorata ad avere questa famiglia visto crescere, visto nascere i ragazzi, ha avuto i suoi ragazzi nelle mie scuole, eccetera. Ma Esatto. entriamo proprio nell'argomento. Io sono dell'avviso, dopo che abbiamo parlato anche dei ragazzi particolari che ci sono all'interno, diciamo che nascono al giorno d'oggi, ragazzi difficili che abbiamo intorno a noi, diciamo che mi sono trovata sempre molto bene con voi, insegnanti della scuola dell'infanzia, perché ritengo che i bambini vanno presi presto per poter andare avanti, per crescere, diciamo, per formarsi proprio come personalità, come coscienza, come persone. Perché
Per cui dal disagio educativo e dagli obiettivi specifici proprio per l'inclusione, noi dobbiamo iniziare fino dai piccoli. Cosa intendi, Sandra, per inclusione? Allora, faccio un passo leggermente indietro perché la mia idea di inclusione parte anche da una scuola che è una scuola di benessere. Allora, io ho lavorato tanto, anche ho organizzato corsi di formazione, ho fatto formazione per me stessa, perché prima di tutto la scuola deve essere un ambiente dove i bambini stanno bene, dove i ragazzi stanno bene, dove gli alunni imparano con piacere, vanno a scuola divertendosi, ecco, e questo in Italia non sempre avviene. Noi abbiamo organizzato un convegno su questo tema proprio perché nel 2017, ecco, ricordo che ero in camper con mio marito, stavamo scendendo dalla montagna e davano i dati di un'indagine che fanno ogni anno, OCSE. PISA è un'indagine che viene fatta in tutta Europa su tematiche diverse. Quell'anno era stata fatta proprio sul benessere a scuola e purtroppo l'Italia risultava al terz'ultimo posto per benessere a scuola. E allora abbiamo detto, beh, quest'anno il convegno di formazione per gli insegnanti lo facciamo proprio su questo tema, perché prima di parlare di inclusione bisogna parlare di benessere per tutti. Cioè, tutti i bambini, tutti i ragazzi devono andare a scuola in una scuola dove si sentono bene, dove si sentono accolti, dove imparano divertendosi, imparano facendo e non solo ascoltando. Ecco, detto questo, che per me è una premessa importantissima, anche nella scuola dove ancora lavoro io, la cosa più importante è che i bambini stiano bene, che vengano volentieri. Quindi dedichiamo il primo mese di scuola proprio all'accoglienza. Ed è un'accoglienza che serve proprio ad un lento ambientamento. È un ambientamento per i nuovi ed è un riambientamento per quelli che già erano a scuola l'anno precedente, che ritornano dopo i mesi estivi, dopo un distacco dalla scuola. Subito dopo, noi, concluso un po' il progetto accoglienza, dedichiamo 2 settimane, 3 settimane proprio al progetto inclusione. Cosa intendo? Io intendo per inclusione che tutti i bambini sono speciali e tutti i bambini sono diversi e quindi tutti devono avere il loro spazio, il loro riconoscimento e all'interno di questa situazione i bambini con difficoltà, che possono essere difficoltà di vario tipo, devono essere maggiormente accolti, devono sentirsi maggiormente bene, devono sentirsi speciali anche loro e diversi. Ma speciali come tutti gli altri. Ecco, quindi facciamo questo grande progetto di inclusione le prime 2 settimane di ottobre e ci pone come una base fertile su cui lavorare per tutto l'anno, cioè vengono poste delle basi su cui lavorare per tutto l'anno, anche perché i bambini sono molto recettivi e colgono al volo questa cosa, colgono al volo che tutti siamo diversi e tutti siamo speciali. E compreso questo, tutto il resto viene da sé, tutto il resto viene facile, proprio perché si può anche parlare con l'onestà delle cose, nel senso io quando ho il bambino disabile a scuola, non è che faccio finta di niente, spiego agli altri bambini che siamo tutti diversi, che siamo tutti speciali, ma magari spiego anche in modo particolare che questo bambino ha bisogno di attenzioni particolari, di una sensibilità particolare. Ecco, dico che l'Italia è un paese fortunato, è uno dei pochi paesi d'Europa che sa ancora investire sull'accoglienza dei bambini disabili in classe e questo è un grande valore perché ci sono tanti paesi che ancora usano le classi speciali, che ancora mettono i bambini disabili in classi speciali. E il valore dell'Italia è proprio saperli accogliere dentro alla classe. E questo valore è un valore prima di tutto per la classe. Prima che per il bambino, è un valore per la classe, perché la classe che ha un bambino disabile, io quasi sempre ce l'ho perché nella scuola statale proprio si accolgono questi bambini con delle risorse diverse dalle scuole paritarie che non hanno queste risorse. Noi abbiamo la possibilità di avere un insegnante di sostegno, un operatore dell'USL, una comunità che lavora per lui, che collabora per lui.
Avere un bambino speciale in classe significa abituare gli altri, magari a tempi più lenti, però a una sensibilità più attenta. Sono bambini più attenti, sono bambini che vedono, che sentono, che accolgono, che diventano più sensibili. Ed è un valore grande per la classe, poi sicuramente è un valore per il bambino stesso. Io ho visto cose meravigliose su questo argomento, ho visto cose meravigliose proprio verso anche bambini più o meno gravi che si aprono, magari bambini che sono rimasti a casa fino a 3 anni, chiusi nella loro casa, eccetera, portarli dentro a un gruppo che sa accogliere, toccare, accarezzare, relazionarsi anche con un bambino che magari non sa camminare, ma che nel tappeto è in mezzo a loro, che viene accarezzato, abbracciato. Ecco, questi bambini si aprono proprio alla vita. Stai attenta, guarda cosa scrive la nostra ascoltatrice. La mia bimba è autistica. All'asilo i bimbi erano tutti molto premurosi e molti dicevano alle mamme che Nicole era la loro migliore amica. Evidentemente anche qui gli insegnanti avevano saputo adottare quelle misure delle quali tu stai parlando. Eh sì. Tu in effetti la scuola te la porti a casa, perché vedo che hai le pareti circondate. Questa è la mia classe online, mi sono appesa ai disegni dei miei bambini e ho creato un ambiente che purtroppo abbiamo anche già utilizzato con la quarantena. Abbiamo fatto una settimana, 10 giorni di quarantena, quindi noi abbiamo una piattaforma e diciamo che non sono lezioni online, ma sono dei momenti in cui manteniamo un filo che ci tiene legati alla famiglia, al bambino, e che danno un minimo di continuità alla naturalezza che magari questo periodo ogni tanto interrompe. Ecco, quindi io mi sono creata il mio ambiente e la mia aula e ho tutti i miei disegni dei miei bambini. Perfetto. Ecco. Allora, ascoltami Sandra, noi parlavamo prima, ripeto, andiamo avanti con il nostro discorso anche, come ti ho detto, in una serata di non grandi ascolti attualmente, perché ci sono tante piattaforme in uso. Magari se ci fossimo incontrati alle 20:30 era più folta la presenza. Mi dispiace, ma io ho un impegno questa sera, per quello ho detto sempre. Ma va bene ugualmente. Comunque salutiamo Matilde, perché io qui ho un'insegnante, vedi questa? Questa sì. è fatta Matilde, la quale che sta guardando, eccola qua. E poi ho anche arriva la nostra amica Giustina, arriva Rita, sì, piano piano arrivano. Comunque ho fatta Matilde, che avrò lunedì sera, che tu pensa è una maestra di sostegno che vive in mezzo ai boschi. E lei con la natura fa scuola veramente secondo il metodo Montessori o secondo Steiner. Bello. Qui abbiamo proprio il recupero di questi bambini che lei va a prendere direttamente da scuola e poi la porta alla scuola della natura, alla scuola del bosco, no? Allora, vogliamo far vedere, Sandra, come tu prepari, come voi preparate all'interno della vostra scuola la prima accoglienza dei ragazzini che vengono, proprio per, come dicevo, per preparare questa educatrice professionale, scuola nel bosco. Eccola qua, la fatta Matilde si chiama. Bello. Se puoi lunedì sera alle 8:30 la guardi. Che bello, i bimbi nella natura, in effetti è molto bello. Vogliamo far vedere, Sandra, quello che mi avevi proposto prima? Dimmi allora. Ti faccio una piccola premessa. Allora, noi a scuola abbiamo un progetto biblioteca, abbiamo una biblioteca molto ricca di libri, abbiamo migliaia di libri che tra l'altro sono un po' la memoria di tutti i bambini che sono passati a scuola, perché sono 20 anni ormai che facciamo il progetto biblioteca e i genitori che hanno piacere possono regalare un libro alla scuola con la dedica al loro bambino e ai bambini che incontra nella scuola, quindi abbiamo tantissimi libri, lavoriamo molto con i libri. Allora, il progetto ricordi, Sandra, come siete nati?
abbiamo fatto la struttura nuova in fondo, dove c'era l'ufficio di direzione. Sarebbe da raccontare, ma non perdiamo tempo. No, no, no. Ricordo benissimo che ci ha chiamato in direzione, ha detto apriamo la terza sezione. E dove la mettiamo? E mi ha portato in palestra, c'erano dei ripostigli della palestra e ha detto dividiamo la palestra a metà e queste saranno le vostre aule. Erano ripostigli, ma la determinazione di farlo ci ha portato ad avere una scuola nuova con quattro sezioni, una scuola molto bella. Quindi ogni scelta determinata porta frutti. Sì. In mezzo alla natura, anche tu. Esatto. Allora, noi di solito il progetto inclusione prende spunto da un libro che scegliamo ogni anno diverso e che porta avanti proprio il tema dell'inclusione. Noi quest'anno abbiamo scelto il libro delle pulcette. Vi dico brevemente prima di farvi vedere il video in modo che capite un po' meglio, e il video rappresenta un po' il percorso fatto quest'anno. Il libro delle pulcette parla proprio di un vecchio materasso dove ci sono tante pulci dentro al materasso, ogni pulce ha il suo buchetto e la sua casetta. A un certo punto una pulce compie gli anni e dice: bene, io voglio fare la festa di compleanno e voglio invitare tutte le mie amiche pulcette di questo materasso. Invita le amiche aspettando che siano tutte uguali a lei. E quando arrivano le amiche pulcette, c'è l'amica grassa, l'amica magra, l'amica verde, l'amica gialla e la festeggiata è un po' disorientata e dice: ma come mai tu sei gialla? Ma come mai tu non sei come me? Ma come mai tu sei alta? Ma come mai tu hai le gambe lunghe? E è disorientata. A un certo punto si ritrovano tutte sono arrivate alla festa e dicono: vabbè, ognuna è così perché è nata così, meglio non perdere tempo e fare festa insieme. E fanno la festa insieme. Ecco, noi di solito raccontiamo il libro, facciamo lavorare i bambini anche sull'attività grafica, sull'attività plastica, eccetera. Poi facciamo vivere le esperienze attraverso il corpo. Infatti abbiamo creato la festa, abbiamo fatto festa, eccetera. Questo video riporta un po' il percorso fatto, è molto breve, dura qualche minuto e ve lo facciamo vedere così vedete anche proprio Dal vivo. dal vivo le azioni, i bambini, ecco, non si vedono i visi per un discorso di privacy, ma si vedono le attività che hanno fatto. Lo Facciamo mettiamo. partire. Allora, abbasso un po' il volume. Bello Ecco, il 3 veramente, Sandra. dicembre è la giornata internazionale della disabilità e noi abbiamo
concluso mandando a casa, tagliando la coperta. Ciascuno si è portato a casa il pezzettino di coperta con la sua pulcetta in modo da portare anche nelle famiglie questa testimonianza e avere un filo conduttore anche con la famiglia, condividendo quello Le fatto. famiglie, a proposito delle famiglie, quale tipo di famiglie voi avete? Quali sono gli specifici bisogni educativi che hanno questi bambini? Sono, diciamo, frutto di un territorio ben preciso? Ci possono essere delle diversità dovute alla cultura locale? Come la pensi tu questa diversità? Noi alle volte, se ricordi anche quando facevamo i corsi d'aggiornamento, parlavamo anche di disabilità acquisite, cioè non è che siano genetiche, ma alle volte sono acquisite. Cosa ci può essere in questo? Cosa ritroviamo nei bambini? E quindi dopo possiamo parlare naturalmente di ragazzi che vanno avanti, che crescono e che sviluppano dei meccanismi, non so, di bullismo, di altre forme di violenza che di per sé non dovrebbero avere se fossero cresciuti in un ambiente educativo idoneo. Sì, diciamo che nella scuola pubblica incontriamo un po' di tutto, nel senso ci sono le disabilità vere e proprie e a volte i bambini arrivano già, come dire, che sono seguiti da una struttura e che hanno già la loro certificazione, il loro percorso predefinito e allora noi condividiamo con le agenzie che già li seguono e iniziamo un percorso insieme. Ci sono dei disturbi evolutivi specifici che magari emergono con la frequenza alla scuola dell'infanzia e un pochino alla volta con l'osservazione, la condivisione con la famiglia si individua il percorso da fare e piano piano si capisce come farlo. E ci sono anche gli svantaggi socio-economici, linguistici, culturali. Qui dentro ci stanno anche tutta la realtà dei bambini stranieri, che a questo punto diventano svantaggi linguistici, ma lo svantaggio linguistico, dato dal fatto che il bambino fa fatica a comprendere, fa fatica ad esprimersi, diventa un po' un limite anche nella relazione e nell'apprendimento, e quindi anche qui bisogna fare un percorso un po' individualizzato. Ecco, nella scuola pubblica c'è un po', di tutto, nel senso che io vedo ci sono, genitori che anche non abitano nel nostro territorio, ma che scelgono la nostra scuola perché magari strutturata ad accoglierli in un certo modo e addirittura il distretto dell'ospedale Ai Colli hanno consigliato ad alcuni bambini di venire da noi proprio perché strutturate, perché con i mezzi per, seguire questi bambini. Ecco, a seconda noi creiamo un po' il percorso in base anche alle necessità. Adesso io vi faccio un esempio, io nella mia classe da 2 anni, questo è il terzo, infatti l'anno prossimo andrà alla primaria, ho un bambino che è proprio, ha un disturbo evolutivo specifico e non era stato individuato, quindi l'abbiamo un po' osservato il primo anno, abbiamo un po' individuato il problema e abbiamo cercato la comunicazione e la collaborazione con i genitori, ha intrapreso un percorso con l'equipe psicopedagogica dell'USL con cui collaboriamo e ha avuto il supporto nel secondo anno di scuola ed è stato molto importante perché questi bambini hanno bisogno di un rapporto individualizzato proprio, hanno bisogno cioè di una persona che li segue e che li include nella classe quando è necessario e che li tiene anche staccati dalla classe quando hanno la necessità di stare in rapporto uno a uno, hanno bisogno di essere visti dall'insegnante, di essere accolti individualmente, ecco, hanno bisogno di essere nutriti in questa relazione. E quest'anno, insomma, abbiamo ottenuto dei buoni risultati e lo stiamo portando piano piano anche ad essere inserito bene nel gruppo, perché questi bambini devono essere inseriti bene nel gruppo, devono essere accolti, devono riuscire ad avere un po' il passo degli altri e un po' il loro passo, nel senso che
Bisogna un po' essere elastici in questo. Ci sono delle giornate in cui hanno bisogno del loro passo, ci sono delle giornate in cui riescono a prendere il passo degli altri e vengono così un pochino alla volta anche preparati ad affrontare una scuola primaria, attrezzati, cioè non, a caso, ma attrezzati di quello che loro hanno bisogno. Ascoltami Sandra, ma quando tu parli appunto che debbono prepararsi ad affrontare una scuola primaria, voi avete visto la grande conquista fatta da quello che veniva chiamato asilo a quella che è diventata scuola dell'infanzia, quindi anch'essa scuola. Non per niente io so bene di quale tipo di aggiornamento voi vi siete sempre fatti carico per raggiungere una scuola modello quale siete. Però voglio dire questo, perché parlando già di scuola dell'obbligo, perché entriamo di per sé in Scusa, un ma altro sì, tipo, sento a ecco. scatti. Senti a Sento a scatti, scatti. Sì. io ti sento bene. Vediamo se coloro che sentono bene. Sentite bene? Ci sono problemi? Si sente Come bene? mai? Non so perché io ho Ma tanta forse sei tu rete. che hai qualche problema nel microfono, perché io ti sento benissimo. Comunque, vediamo che cosa rispondono. Bene, Volevo chiederti, sì, Sandra. Ecco, adesso ho ripreso la rete. Bisogna ascoltami, sentire. Sandra, volevo dirti questo: perché parlando di scuola, quindi di scuola primaria, alla quale li preparate? E li preparate con questo fior fiore di progetti di inclusione, perché sì, una scuola dove sono stati bene, perché la si vede quasi come un fantasma, la stessa scuola primaria, non parliamo poi quando diventa secondaria di primo e di secondo grado. Tu che sei anche mamma, prova un attimo a sdoppiarti dalla tua scuola dove lavori, che appunto è una scuola eccellente, e a vedere che tipo di accoglienza c'è in un grado diverso di scuola? Cosa c'è? Mettiti anche in chiave critica. Allora, beh, noi cerchiamo di creare una certa continuità, tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, però ci sono delle differenze basilari. Ad esempio, noi, lavoriamo nello spazio, nell'organizzazione dello spazio, e i bambini hanno la classe strutturata ad angoli e ogni angolo permette anche lo sviluppo di intelligenze diverse, perché c'è l'angolo della lettura, c'è l'angolo della creatività, c'è l'angolo della pittura, dell'arte, c'è l'angolo della matematica e lì lo spazio diventa educante e l'insegnante fa da regia. Quindi il bambino può scegliere anche quello che a lui in quel momento piace. Può essere anche indirizzato ad angoli che magari non sceglie mai. È una cosa che viene un po' adattata sul bambino. E io, ad esempio, a livello critico, la scuola primaria la vedo una scuola rigida come organizzazione degli spazi, perché passare da una scuola dove ci sono angoli tappeti, angoli laboratorio, angoli creativi, ad una scuola dove ci sono dei banchi e delle sedie, e vedrai bene, ad esempio, in prima un tappetone in un angolo, e non sempre c'è, anzi quasi mai c'è, Non e c'è. vedrai bene anche isole nella scuola primaria dove si possano fare dei lavori di gruppo, vedrai bene l'agorà dove ci si può parlare e guardare in viso e negli occhi, e a volte io critico la scuola primaria perché questi bambini stanno un anno, 2 anni, 5 anni e magari guardano sempre la nuca del compagno davanti e non il viso. Ecco, penso che la scuola primaria dovrebbe un po' ristrutturare gli spazi in modo diverso dal banco e dalla sedia. Perché lo spazio è educante, lo spazio gestito bene dall'insegnante diventa il tramite dell'insegnante diventa educante. Eccolo qua. Però il trauma dipende dalle persone che incontrano. Certo. Poi la persona, l'insegnante fa la differenza. L'insegnante fa la differenza. Però, ad esempio, io ho conosciuto con i limiti, ma anche con i pregi, la scuola senza zaino,
è una scuola che lavora un po' nell'organizzazione degli spazi un po' come noi, nel senso ha l'agorà dove i bambini possono incontrarsi e parlare, ha le isole per fare i lavori di gruppo. Ecco, penso che le nostre scuole primarie dovrebbero un po' evolvere nell'organizzazione degli spazi. Poi la maestra brava crea relazione lo stesso, però i bambini che sono sui banchi uno dietro all'altro, vedono la nuca del compagno, non vedono il viso del compagno. Dopo nelle nostre scuole si spostano i banchi, si fanno i lavori di gruppo, certamente, però è una modalità da incoraggiare, secondo Sai, me. Sandra, però devi pensare che la scuola dell'obbligo è nata con i programmi del Gabelli che aveva come obiettivo leggere, scrivere e far di conto. Ora, noi, se ti ricordi, parlando di anni, anni addietro, l'obiettivo della socializzazione quando emergeva sembrava quello del dove la scuola non insegnava. Quindi fra l'insegnare e l'imparare, tra il recepire una modalità che diventa comprensione, che diventa progetto, ce ne corre, Sandra. Eh sì. Poi c'è anche un limite proprio nelle strutture delle nostre scuole, secondo me, perché io vedo anche le scuole che lei conosce. Ci sono aule piccole, cioè per creare qualche angolino ci vorrebbe. Le mie colleghe della primaria con le quali io collaboro e sia a livello teorico che pratico nel progetto Continuità dicono tante volte sì, noi vorremmo, ma non abbiamo gli spazi. A volte non c'è l'aula in più per poter uscire col bambino e due o tre compagni, a volte non, a volte si ritrovano a fare il gruppetto con il bambino disabile nel corridoio. Ecco, io penso che il nostro paese dovrebbe puntare un po' a migliorare gli spazi delle scuole. Gli Sai, spazi, Sandra, le scuole. quando io arrivai, ricordo che il bambino Down che avevamo con la famosa bidella Paola lo Sì. Ecco. teneva nel sottoscala, che era ricavato da un ambiente con le perline. Diciamo che non esistono più questi ghetti, che le scuole speciali sono state abbandonate, che il Sì. bambino, ecco, l'inclusione. Comunque, se comincia già nella scuola dell'infanzia è un grandissimo vantaggio. Ci si Sì. accorge quando un ragazzino arriva da una scuola dell'infanzia e quando invece arriva dalla famiglia solamente. Ma certamente. C'è una grande differenza per Certamente alla questo. scuola dell'infanzia la possibilità di stare con i bambini, con i compagni, nella relazione sicuramente, nella relazione c'è un grande valore aggiunto vivere la scuola dell'infanzia, quello sicuramente, sicuramente. Vediamo questa. La mia bimba ora ha 10 anni, è mentalmente come una bimba di 2 anni, non parla. Va da una scuola speciale a Mantova. Ci sono molti padiglioni per le varie età e per le varie attività, fra cui palestra, piscina, aula per la stimolazione basale, maneggio, orto e galline. Io avevo chiesto proprio a questa Bellissimo. signora, ecco, che venisse a testimoniare questa sera, perché quando avevamo parlato, te l'ho detto, con Paola Giovetti, dei bambini speciali, Indaco, Sì. Cristallo, come vengono denominati, cioè bambini che sono iperattivi, oppure che hanno comunque che sono, come abbiamo detto, anche con quelle sigle che non voglio neanche ripetere, vengono indirizzati così, per cui questa signora è fortunata Eh ad sì, aver trovato una scuola simile, vero? molto, molto, perché hanno, Come mi sembra, degli spazi meravigliosi. ad esempio anche voi avete molto verde, siete all'aperto, diciamo, non solo con la scuola nuova. Io ricordo che quando c'era, adesso hanno fatto i tendoni con le palestre esterne, eccetera, ma prima, insomma, degli spazi per gestire un'attività didattica all'aperto c'è sempre stata, c'era Certo, perlomeno.
vero. Certo, sì, noi abbiamo un grande giardino, molto grande, vorrei dire quasi un parco, perché abbiamo invitato una guida naturalistica, ci ha detto questo non è un giardino, è un parco, e abbiamo adesso strutturato più angoli gioco, ma anche abbiamo dietro, noi ne abbiamo le classi a nord, e dietro le classi c'è un grande prato, praticamente anche per il discorso del Covid, siamo state stimolate a sfruttare tutti gli spazi interni e esterni. Per cui nei momenti in cui si può, la stagione lo permette, eccetera, l'aula si raddoppia con uno spazio altrettanto e anche più grande dello spazio aula e creiamo angoli all'interno e all'esterno. I bambini possono stare dentro e fuori a seconda dell'angolo che scelgono. Facciamo la pittura all'aperto, facciamo gli angoli con i tappettoni all'aperto, creiamo la casetta, il gioco della casetta all'aperto, strutturiamo. Quindi sì, lo spazio all'aperto è molto importante, facciamo anche progetti sull'ambiente, la cura dell'ambiente, quindi lavoriamo molto all'aperto. Tra l'altro abbiamo fatto la scelta di avere gli stivaletti e quindi che sia fango che non sia fango, usciamo tutti i giorni, i bambini sperimentano anche esperienze quando è appena piovuto, che ci sono le pozzanghere, il fango, si può un po' fare le polpette con il fango, si può contare contando le polpette. Ecco, e l'ambiente esterno è molto importante proprio per avere il contatto con la natura, per conoscere la natura, anche perché se vogliamo avere cura dell'ambiente, dobbiamo portare i bambini a conoscerlo. La cura viene dopo la conoscenza. Dopo che hai conosciuto qualcosa, tu puoi avere cura di questo qualcosa che hai conosciuto, Facciamo certamente. vedere un altro progettino, Sandra. Sì, noi l'anno scorso, raccontavo prima, abbiamo avuto per fortuna poche conseguenze della pandemia, però lo Stato italiano, proprio il Ministero, ha chiuso le scuole per 2 settimane prima di Pasqua ed è stato quello che abbiamo avuto come lockdown l'anno scorso, 2 settimane. Ecco, merito anche direi di associazioni, di genitori che hanno spinto, lo Stato italiano ha scelto di lasciare le scuole aperte per i bambini disabili, quindi i bambini disabili potevano frequentare accompagnati da un gruppetto della classe a rotazione. Ecco, noi ci siamo attivate subito perché ci piaceva subito l'idea, l'abbiamo saputo al venerdì, al lunedì abbiamo creato tutta l'organizzazione nostra e con i genitori, al martedì siamo partite con questo progetto, quindi abbiamo fatto 2 settimane così. Ecco, devo dire che c'è stata molta sensibilità da parte di tutti i genitori che hanno accolto la proposta e si sono resi disponibili a portare il loro bambino a scuola un giorno ogni 5, mi sembra, ogni 4, c'era una rotazione, un gruppetto di 4 bambini accompagnava a rotazione il bambino disabile. Abbiamo fatto molte cose così creative in quei giorni, è stata proprio una bella opportunità nel rapporto di piccolo gruppo. Ecco, abbiamo proprio valorizzato cosa vuol dire lavorare nel piccolo gruppo, dare attenzione a 5-6 bambini anziché a 20. E c'è stata tutta una collaborazione tra casa e scuola, perché a scuola facevamo i collegamenti con i bambini che potevano collegarsi a casa e c'è stato questo filo che ci ha tenuti uniti. E abbiamo fatto un piccolo video che è una testimonianza di questa esperienza. Allora adesso lo facciamo vedere. E Certo. abbiamo detto proprio che c'era sto filo che ci legava e che ci dava l'opportunità. Questi bambini sono diventati motivo proprio di tenere aperta la scuola, è stato molto bello, ma soprattutto gli altri genitori, gli altri bambini hanno accolto benissimo questa cosa. Questo È il è il primo, video, vero? quello. Allora, questo qua verde mi sembra, lo lancio io. È Forse quello, è è il quello primo. verde. Dove c'è un bambino sopra il banco? Come mai non riesco ad aprirlo? Perché prima l'aveva aperto lei. Aspetta. Eccolo qua, sì.
Bellissimo, bellissimo. Questo fa capire. Guarda che cosa dice la nostra amica. Sì, gli spazi sono importanti, ma anche l'educazione, la sensibilità e accoglienza, inclusione nel gruppo è molto importante. Nel tempo ho visto anche bellissimi spazi gestiti e organizzati da automi. Spero che questa osservazione sia pertinente perché non ho seguito dall'inizio. Sì, è un peccato perché noi abbiamo parlato fin dall'inizio proprio della nascita e dell'evoluzione stessa che ha avuto la scuola attraverso il tempo. E come diceva Sandra, quando fece il laboratorio di lettura, ha parlato che avevamo trovato spazio prendendo un angolino della palestra e poi piano piano, piano piano è diventato un progetto con la crescita di nuove aule, con la biblioteca e adesso addirittura ti ricordi avevamo una trentina di libri, Sandra, Sì, all'inizio nella biblioteca. E sì. poi adesso parli di quanti libri? Ma ne abbiamo più di 1500. Ecco, e Sì. come è nato, per esempio, questa possibilità da parte di bambini che sono pur della scuola dell'infanzia e che possono gestirsi il libro e sfogliarlo? Come? Beh, noi tra i vari progetti, subito dopo quello dell'inclusione, che riteniamo fondamentale, facciamo il progetto biblioteca, cioè sospendiamo tutte le attività per una settimana, 10 giorni, e doniamo ai bambini delle letture animate. Praticamente le insegnanti diventano attrici e tutte le mattine c'è una lettura animata, un piccolo teatro per i bambini. E piano piano facciamo conoscere com'è la biblioteca. Noi abbiamo proprio i libri divisi per settori e per genere. Abbiamo lo scaffale del cuore, lo scaffale delle percezioni sensoriali, lo scaffale della fantasia. Allora insegniamo ai bambini a entrare in biblioteca, a riconoscere i vari generi dei libri, a scegliere il loro libro, a sfogliarlo. Noi poi facciamo questo progetto con i genitori, chi a piacere può scegliere un libro in biblioteca e fare una dedica alla scuola e lasciarlo come dono alla scuola. E è stato bellissimo 2 anni fa. Abbiamo avuto dei ragazzi da un liceo scientifico di Padova, che sono venuti a fare lo stage da noi. Allora dovevamo trovare delle cose significative da fare e abbiamo fatto un progetto ambientale con loro, un progetto musicale perché c'era un ragazzo che suonava la chitarra, quindi abbiamo fatto musica insieme, eccetera. E poi alla fine era giugno e ci hanno un po' aiutato a ricatalogare i libri, a sistemare la biblioteca. Erano nostri ex alunni. E mettendo a posto i libri è stata proprio un'emozione, hanno trovato il loro libro con la dedica che la mamma aveva scritto quando hanno donato il libro alla scuola. Quindi Ecco, erano anche e ragazzi del territorio. sì, hanno scelto di venire perché erano nostri ex alunni, sì. Ecco, per noi il libro è prezioso perché dona le ali alla fantasia, fa volare con la fantasia, fa conoscere, fa immaginare, sviluppa la creatività. Allora, cerchiamo di condividere col bambino l'importanza e anche la preziosità del libro che va trattato bene, eccetera. Poi i bambini di 5 anni hanno la possibilità di fare il prestito, una volta alla settimana hanno la loro borsetta e scelgono un libro, lo portano a casa nel weekend, lo leggono con i genitori, lo tengono una settimana. I bambini piccoli e medi fanno il prestito per la classe, cioè una volta alla settimana entriamo in biblioteca, ognuno sceglie un libro, lo mettiamo in una cassettina e lo portiamo in classe e nel corso della settimana, a volte al mattino, a volte al pomeriggio, leggiamo un libretto al giorno, così proprio lettura gratuita, il piacere di leggere, di sentirsi la lettura del libro, ecco, così piacevole e gratuita. Ecco, e poi usiamo anche la biblioteca come fonte scientifica, cioè quando noi facciamo il laboratorio scientifico, facciamo le ipotesi, eccetera, poi andiamo alla ricerca di libri che ci diano delle risposte, cerchiamo delle risposte alle nostre ipotesi, facciamo la verifica delle ipotesi e vediamo quali erano corrette e quali no. Ecco, l'uso del libro sia come immaginazione sia come fonte scientifica.
E questo, insomma, ci ha permesso, ecco, di avere una biblioteca molto ricca. È in una stanzetta piccola, infatti adesso a giugno vorremmo trasferirla in una stanza un po' più grande perché sta esplodendo, non c'è più spazio, ecco. E ho anche il video della biblioteca, però adesso Eccolo qua. forse... No, questo è quello della psicomotricità. Avrei anche un bel video sul progetto biblioteca, se volete, visto che siamo andati su questo Sì, argomento. tiralo su che Ve lo guardiamo, trovo un anche per attimo. un invito alla lettura per chi i nostri ragazzi con la scusa dello smartphone non leggono più. Se Eh lo sì. prendi, lo tiro su. Allora, vediamo se lo troviamo velocemente, ma penso di sì. Sì, in effetti io, come dicevo, che ho visto nascere questi progetti, di per sé avevamo anche un'aula molto grande in fondo che venne costruita nuova all'inizio, Sì. ed era molto importante avere questo tipo di distribuzione, di sensibilizzazione proprio per la lettura. Poi naturalmente sempre con l'arrivo di tanti bambini e gli spazi sono dimezzati e si fa quello che si può, anche se siamo in un territorio, quello che il provveditore definì incontaminato, non contaminato dalla civiltà dei consumi, l'aveva definito scarpati. Ti ricordi, Sandra? Sì, mi ricordo. Vediamo se troviamo Il progetto biblioteca. il Io video sulla biblioteca. ritengo che anche proprio perché stiamo parlando di un'educazione che va avanti anche attraverso gli anni, noi possiamo senz'altro dire che abbiamo molti bambini che non so, escono dalla scuola media e passano alle superiori e non hanno amore questa meraviglia di libri che vengono distribuiti e che non vengono usati perché preferiscono appunto usare il telefonino, lo smartphone. Addirittura abbiamo avuto un ministro della cultura che diceva che era importante anche l'uso dello smartphone a scuola. Sì, è uno strumento, ma finché è strumento va tutto bene. Quando invece diventa un obiettivo, quello di poterlo usare sostituendo il libro di scuola. Noi si parlava, quando si era nella scuola prima di questa era tecnologica, si parlava del profumo della carta stampata. Il profumo della carta stampata era quella che appunto faceva innamorare dei propri libri. Magari tanti della mia età o dell'età di Sandra conservano ancora i loro libri di scuola, perché se, laddove si è imparato e dove si sono appresi i primi strumenti, si rimane ancora innamorati, si ha ancora il piacere di riguardarli, di vedere come appuntavamo le cose. Adesso la conservazione del libro è un inciampo. Che poi alle volte, quando tu lo porti anche nelle biblioteche pubbliche, come è successo a me con un'enciclopedia, e mi è stato detto: ma tanto è così il sussidiario, appunto. E mi è stato detto: no, non prendiamo enciclopedie, perché tanto, sa, qui i ragazzi cercano solamente attraverso internet. È un guaio. Dover pensare che una famiglia che una volta partiva con i primi libri che era appunto l'acquisto delle enciclopedie, si ritrovi in questo modo. Ecco. Comunque, l'hai trovato, Sandra? No, ho trovato di nuovo quello che avevo trovato prima sulla psicomotricità, Che ma quello intanto lo su... guardiamo, eh? Ecco sì, beh, per noi è un'attività fondamentale, l'attività psicomotoria, ecco.
Bello. Questo è un po' uno dei nostri pilastri, la psicomotricità, proprio l'attività che i bambini aspettano con più voglia di fare. Ogni settimana, tutti i gruppi una volta alla settimana la fanno. Diciamo che giocando imparano la socialità, imparano a stare insieme, hanno un gioco simbolico. E quindi naturalmente, ecco, i bambini che tra l'altro hanno problemi particolari e la vivono proprio come una risorsa grandissima ed è insegnare senza insegnare, apprendere senza avere l'idea che qualcuno ci fa apprendere perché apprendono dall'esperienza fatta insieme. Allora Sandra, per concludere questo bellissimo discorso che appunto verrà visto da molti in differita, dato un orario un pochino scomodo, diciamo, come tu hai detto all'inizio, che sei cresciuta con la scuola, che sei arrivata appunto un po' come ragazza hippie, un po' ragazza dei fiori, con i capelli lunghi e la chitarra e suonavi con i ragazzini quando ti ho conosciuta, Sandra. E Sì. poi, appunto, come dici, sei diventata mamma con due ragazzi ormai grandi all'università, uno sta per, anche l'altro sta per finire. Lo fanno tutti e due a Padova o a Venezia? A Padova, tutti e due a Padova. Tutti e due a Padova e sei contenta del risultato, ma voglio dirti questo, questi nostri ragazzi, perché noi parliamo di inclusione, perché li vogliamo vedere grandi, li vogliamo vedere crescere, li vorremmo vedere crescere bene. In una scuola, quando facevamo i primi progetti, dicevamo a misura di bambino, vero? Sì, Questo dicevamo. Ecco, tu come madre adesso, non come insegnante, come madre, che esperienze hai avuto? Perché io, cioè, non è sempre andato tutto liscio. Adesso io non voglio rinvangare qualcosa, però anche tu hai avuto, cioè, hai avuto anche tu i tuoi problemi. Non è sempre una scuola che accoglie, cioè. sì, proprio legato al discorso che facevamo all'inizio sul benessere, diciamo che alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ci sono insegnanti che accolgono anche alla scuola primaria. Quando si passa alla scuola secondaria, ci sono insegnanti significative più o meno. Ecco, io ho sofferto un po'. Alcuni insegnanti che non accoglievano e sì che i miei figli non avevano problemi e penso a maggior ragione i genitori che hanno magari bambini con problemi, insegnanti che ancora sono giudicanti, che vedono l'errore con il giudizio e che fanno sentire il ragazzo sbagliato, quando invece il ragazzo non è mai sbagliato. È il ragazzo che può sbagliare, c'è l'errore, ma allora individui l'errore e crei un progetto, perché da ogni problema si può creare un progetto. Da ogni problema, no? Trasformare i problemi in progetti, ma non far sentire il ragazzo giudicato, criticato e farlo sentire sbagliato è gravissimo. È gravissimo e purtroppo queste cose succedono ancora. Purtroppo. Senti Sandra, i ragazzini che escono come tu, appunto da mamma, quando escono dalle superiori spesso escono, diciamo, anche con delle piaghe alle volte, vero? Con delle ferite, Sì. hanno delle ferite, vero? Guardi, io ho avuto. A volte sono stata io rappresentante, a volte erano i miei figli rappresentanti alle superiori. E un anno in una delle due scuole dei miei figli, non dico che scuola, per un No. discorso anche di privacy, io ero rappresentante e ad ogni consiglio di classe ci dicevano: ma non va bene, la classe non va bene, sono troppo vivaci, non riusciamo a gestirli. Allora, io penso che non ci sia nessuna classe che non si riesce a gestire se si usano le metodologie giuste.
E penso anche che all'interclasse dove ci sono dei genitori che magari anche sono collaborativi, non serve a niente dire non riusciamo a gestirli, perché è l'insegnante che gestisce i ragazzi a casa. Certo che la scuola e la famiglia collaborano, però alla fine è l'insegnante che fa funzionare la classe. Ma allora. Io ho fatto un piccolo intervento in questa classe perché a un certo punto ero stanca di sentirmi dire questa cosa. E con altre due mamme abbiamo chiesto al dirigente e ci siamo messi d'accordo con i genitori, abbiamo fatto un piccolo intervento nella classe e abbiamo cercato di capire perché questi ragazzi non erano collaborativi, erano oppositivi. E proprio mi ricordo anche con emozione una mattina. E con l'accordo del dirigente, di alcuni insegnanti, non tutti, il preside ha sospeso le lezioni e abbiamo gestito questo momento. Praticamente io e un'altra insegnante che era mamma abbiamo incontrato i ragazzi in un cerchio e abbiamo chiesto a loro quali erano i loro bisogni, perché si parte dai loro bisogni. Tante volte le cose non funzionano perché non ascoltiamo i loro bisogni. E il bisogno per lo più di un ragazzo è di essere accolto, di essere accolto, di essere ascoltato, perché se sente di essere amato dall'insegnante, il ragazzo funziona. Se sente invece di essere giudicato, il ragazzo non funziona. Ed è stato molto bello perché dopo un primo momento di confronto con loro, in cerchio, tutti hanno detto la loro, nessuno si è sottratto, hanno detto cose belle, anche intelligenti. Abbiamo invitato a entrare i genitori che erano fuori e i genitori hanno fatto proprio da contenitore, si sono messi attorno ai ragazzi in piedi e li hanno sostenuti e abbiamo steso su un cartellone proprio un progetto dove loro si impegnavano a fare un accordo con i docenti ed è un accordo che io simpaticamente faccio con i bambini di 3 anni. L'accordo con i miei bambini di 3 anni, di 4 e di 5 è fatto di 3 cose. La prima è essere gentili tra di noi, in classe, tra bambini, con l'insegnante. La seconda è di dare l'attenzione con lo sguardo, con il corpo, perché un corpo che riesce a stare fermo ha un'attenzione più forte. Un corpo che riesce a dare l'attenzione con gli occhi all'insegnante è un'attenzione più forte. E la terza cosa dell'accordo è dire sì, ok, ci provo, anche se è difficile. Io ti sostengo da insegnante, io ti sostengo da genitore, ma tu non sottrarti, dici sì, ok, ci provo e provaci. È stato emozionante, loro si sono fatti i loro cartelloni, ti erano pieni di entusiasmo, eccetera. E questo progetto non ha funzionato benissimo perché mancava la componente insegnanti, nel senso, alcuni insegnanti hanno accolto questa cosa, il preside è stato molto bravo, ha convocato i docenti e ha lasciato che una rappresentanza degli alunni spiegasse questa cosa ai docenti. Noi ci impegniamo a fare un accordo con voi. Ecco, gli insegnanti che hanno accolto questa cosa hanno avuto una classe che funzionava. Ma E i ragazzi funzionavano. questo è un patto vero e proprio. Sì, poi ci sono stati alcuni insegnanti che hanno snobbato la cosa, quasi prendevano in giro i ragazzi che avevano fatto questo sforzo di impegno e di la cosa non funzionava, perché in questo lavoro è un triangolo, la collaborazione deve essere tra ragazzi o alunni, anche se piccoli, genitori e docenti. Se in questo triangolo le cose funzionano, girano, eccetera, la cosa diventa virtuosa, ma ci vogliono tutte e tre le componenti. In questo progetto è un po' mancata in certe situazioni la componente docente, quindi diciamo che il progetto è funzionato in parte. Ecco, allora, guarda, anche per concludere positivamente, volevo dire che la nostra amica che ci ha seguito coraggiosamente fin dall'inizio, ripeto, nonostante l'orario, e invito tutti a rivedere questa cosa più avanti nell'orario consono. Volevo dire questo, Sandra, noi facendo un discorso generalizzato, e che ha riguardato appunto gli aspetti educativi, anche quello che è accaduto all'interno
della nostra società per la pandemia, per i ragazzi che non sono più all'altezza, per i ragazzi nuovi che nascono e che crescono, si punta il dito. Il dito lo si punta contro la scuola, e si dice: la scuola non è all'altezza, la scuola non prepara. Adesso, anche sentendo un momento parlando con te, anche tu dici: ci sono insegnanti che collaborano, altri che non collaborano. Allora diciamo che una classificazione, se cominciamo a farla, non la finiamo più. E come Certo. dice questa mamma, che appunto dice: se non hai cuore, non puoi fare l'insegnante. Noi dicevamo anche nelle scuole che se non hai professionalità, perché alla fine noi costruiamo e lavoriamo sulle coscienze, e che Certo. ne sarà di quei ragazzi che poi abbandonano lo studio, che poi abbandonano l'attività anche di lettura, l'approfondimento delle tematiche, non hanno più amore, ecco, per l'approfondimento. Ecco allora che abbiamo ragazzi allo sbando, ragazzi che preferiscono altre Sì. cose. Come tu dicevi prima, noi educhiamo alla cura del corpo. La cura del corpo nei ragazzi più grandi dovrebbe essere educazione allo sport, vero o no? Come ad esempio educare alla lettura diventa anche educarli allo studio, educarli a una consapevolezza, educarli a un approfondimento, vero Sandra? Certo, Sandra? adesso ho sentito che ci sono, mi sente? Sì. Ecco, penso che adesso e si stanno anche facendo queste esperienze, ci sono i progetti educativi di comunità. Ecco, diciamo che questi progetti coinvolgono un po' tutto, coinvolgono la scuola, coinvolgono il quartiere, coinvolgono l'amministrazione comunale, coinvolgono le parrocchie, le associazioni. Ecco, questi progetti educativi di comunità dove vengono coinvolte più agenzie e sicuramente scuola e famiglia, ma anche il territorio, le associazioni, le comunità parrocchiali, eccetera, cominciano ad esserci e a funzionare perché ci si allinea a un linguaggio unico e il ragazzo è, come dire, contenuto con una certa cura, con una certa empatia. Ecco, ho visto la frase: se un insegnante non ha cuore, non può fare l'insegnante. Diciamo che proprio ci vuole empatia per fare l'insegnante. Bisogna sapersi mettere nei panni dei ragazzi e sapersi mettere condividere le loro difficoltà e volergli bene. Ecco, i ragazzi sentono se tu vuoi bene a loro sicuramente. Allora, Sandra, io ti ringrazio tantissimo del tuo contributo, non solo professionale, ma veramente di crescita che hai fatto, di raccolto anche di famiglia che hai saputo creare. Complimenti a te, al tuo sposo, ai tuoi ragazzi. E mi permetto, se mi consenti, di chiudere come abbiamo aperto, con quel bellissimo video con il quale la vostra scuola accoglie i ragazzini quando arrivano, che fa Io ringrazio capire. Dimmi. lei di questa opportunità. E ieri mattina, dopo tanto tempo, ci siamo sentite e sono stata proprio spinta a dire di sì subito, nonostante i mille impegni che ho. La ringrazio di questa opportunità. A me piace sempre parlare di scuola, insomma, io ce l'ho nel cuore, ce l'ho a casa, ce l'ho in vacanza, ce l'ho dappertutto. Quando Ce io l'hai sono con il marito, ce l'hai. sì. Sì, ecco, è stata un'opportunità e spero sia utile quello che ho portato come contributo. Saluto anche tutte le persone che ci stanno ascoltando e E insieme quelli che ti andiamo avanti per ascolteranno. fare una buona scuola. Grazie. Grazie, grazie molte Sandra. Allora io ti saluto, ti ringrazio, ti prego di portare saluti a tuo marito come dirigente Sicuramente. scolastico, anche come collega, eccetera.
Ma ripeto, vorrei proprio salutarlo con il progetto che hai presentato in apertura e che è quello dei tuoi bambini. Ci salutiamo con questo e non è Grazie. detto, e non è detto qualora il professore se la senta di volere venire come famiglia una sera a testimoniare quello che ne è dei nostri ragazzi, entrambi. Però non farai solo l'esposizione come maestra. Certamente, certamente. Prova a Riferirò, dirglielo. riferirò. Sa Proverò che a abbiamo piacere dirglielo. di rivederla, è da un po' che diciamo dobbiamo incontrarci E ci siamo incontrati così, che non è virtualmente comunque, che è in Esatto. presenza. Grazie, Sandra, grazie a grazie. tutti, buona serata. Grazie, tanti auguri tesoro, Grazie a grazie tanti. tutti. Allora vediamo questo video e ci salutiamo con questi. Evviva i bambini, dice la nostra mamma che non ci ha mai lasciato, mamma di un bambino autistico alla quale auguriamo ogni bene, sia per lei e per la sua sensibilità, sia per il suo bambino che è accolto in una scuola modello. Vediamo allora. Veramente meraviglioso. Ecco, se qualcuno vuole, c'è una pagina Facebook che è Le Ginestre Scuola dell'Infanzia, dove condividiamo un po' le nostre esperienze attraverso video di questo tipo sui vari argomenti. Grazie di nuovo, grazie a tutti quanti, grazie Sandra. No, Buona grazie a serata. lei, grazie a voi tutti. Buona serata a Grazie. tutti.